Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Costruire. Perché lei ha usato tre aggettivi per definirsi. Mi è venuto in mente, io sono Ellie, progressista, ecologista, femminista. E subito mi è venuto in mente, io sono Giorgia, donna, madre, cristiana. Sono sei definizioni che possono stare insieme? Ma guardi, di per sé non c'è nulla che lo impedisce, salvo il fatto che abbiamo due idee molto opposte. Cioè non capisco come il suo fatto di Giorgia Meloni di essere donna madre cristiana possa risolvere i problemi degli italiani. Io quei tre aggettivi non li riferisco tanto a me, guardi, ma lo riferisco al campo che dobbiamo ricostruire, cioè un campo che si batte insieme contro le ingiustizie, per aumentare i salari, per migliorare la qualità del lavoro e per migliorare la qualità del pianeta. Ecco, progressista, ecologista e femminista tiene dentro anche la grande questione di genere, perché in questo paese le donne sono discriminate in ogni ambito di vita, a partire da quello occupazionale, su cui invito Giorgia Meloni, se vuole essere utile alle donne di questo paese, se non basta quindi a se stessa, perché il soffitto di cristallo non si rompe da sole, si rompe se tu riesci a migliorare le condizioni delle altre donne, faccia un congedo paritario di 3 mesi pienamente retribuito. Quella è una misura che aiuta le donne, perché redistribuisce il carico di cura e aiuta la loro occupazione. Senta, devo chiedere un'altra cosa. Mirta, posso solo proporre